concluso il terzo anno dell'undicesima legislatura, il lavoro degli ultimi 12 mesi del Consiglio regionale presentato a Palazzo del Pegaso dal Presidente, i consiglieri dell'Ufficio di Presidenza e i Presidenti delle Commissioni. Salute, presentata a Palazzo del Pegaso l'ultima indagine dell'Ordine degli Psicologi Toscani. Tra le ragazze e i ragazzi domina la paura del futuro, preoccupano anche i problemi relazionali e l'abuso digitale. Veniamo da un anno intenso di impegni e di attività sempre orientato verso i giovani, che abbiamo messo al centro delle nostre scelte politiche e delle risorse che abbiamo saputo destinare attraverso la riduzione dei costi della politica. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, apre la presentazione del lavoro svolto negli ultimi 12 mesi, nel terzo anno dell'undicesima legislatura, cominciata nella tempesta della pandemia e ora proiettata verso gli ultimi due impegnativi anni della sua durata. Il Presidente, affiancato da tutti i consiglieri dell'Ufficio di Presidenza e dai presidenti delle commissioni, ha salutato l'apertura del rinnovato sito istituzionale online. Inoltre ha presentato una pubblicazione che raccoglie numeri ed elementi salienti dell'attività del Consiglio regionale. È stato un anno diverso dal solito, è stato l'anno della ripartenza, siamo finalmente tornati a riunirci in presenza. Lo abbiamo fatto ponendo sempre i giovani al centro delle nostre scelte politiche, anche delle risorse che abbiamo deciso di utilizzare verso di loro, sostenendo i progetti che ci arrivavano dai territori. Insomma, un po' un cambio di paradigma, lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica e facendo in modo che quelle risorse dessero risposte a problemi concreti, reali, penso ai parchi gioco inclusivi, piuttosto che a iniziative per la promozione della lettura. Insomma, un lavoro fatto tutti insieme. Permettetemi una sottolineatura per me importante. In Ufficio di Presidenza la quasi totalità delle scelte è stata fatta all'unanimità, senza differenza tra maggioranza e opposizione, con l'obiettivo di dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, ai nostri amministratori locali che faticano. Insomma, l'obiettivo era quello di avvicinare il Consiglio regionale alle cittadine e ai cittadini. Non spetta a me dirlo, ma dalle risposte che riceviamo direi che la strada che abbiamo tracciato è quella corretta. 3 anni di esperienza dell'Ufficio di Presidenza, per quanto mi riguarda 3 volte rieletto vicepresidente del Consiglio regionale, un motivo di grande soddisfazione, un lavoro di squadra insieme al presidente Mazzeo e agli altri colleghi che ci ha visto protagonisti nella gestione non soltanto del palazzo, dell'aula, delle relazioni con i giovani, tante le leggi, le iniziative, anche di iniziativa che hanno portato a rendere i giovani protagonisti delle loro esperienze, la Toscana che diventa un elemento identitario, il Consiglio regionale, Casa dei Toscani che si è riappropriato di una funzione importante. La nostra esperienza parte dopo il Covid e oggi si ripropone per gli ultimi 2 anni del nostro mandato, sempre positiva, sempre con la possibilità anche di dare opportunità alle imprese, se pensiamo alla grandissima opportunità che diamo a tante aziende toscane di presentarsi in America per avere opportunità di crescita. I giovani sono stati al centro del mio agire personale, soprattutto quando abbiamo dato loro opportunità di poter gestire degli eventi in proprio. La sinergia che vi è tra istituzioni deve essere un valore che deve essere perseguito tutti i giorni, magari aggiornando anche strumenti operativi come regolamento, statuto. È una battaglia quella di poter far sì che la Regione Toscana sia all'avanguardia su tutto, che dobbiamo portare avanti concretamente in modo sincero e schietto tutti i giorni. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare. Posso dire che è stata coltivata bene la memoria. È un valore, il valore della memoria, che è un valore determinante non soltanto per il giorno del ricordo, la giornata della memoria, ma anche la strage dei cervofili 30 anni fa. I toscani devono ricordarsi che cosa è stata la grande storia dei toscani. Anche la festa della Toscana viene sempre portata avanti in modo positivo, e siamo a dire che dobbiamo lavorare come istituzioni per cercare di renderci utili nei confronti dei toscani tutti. Ancora nell'ultimo anno l'attività della prima commissione si è dimostrata particolarmente intensa, perché è da questa commissione che transitano gli atti finanziari principali che riguardano la vita della Regione Toscana e che toccano tutti i cittadini.
come ogni anno, quindi si sono trattati, oltre che il bilancio di previsione, diverse variazioni di bilancio che hanno portato importanti risposte al territorio toscano, ma anche il documento di economia e finanza che traccia, in armonia con il programma regionale di sviluppo, le linee strategiche per il futuro della regione toscana. Quello di quest'anno è stata un'attività particolarmente significativa sotto il profilo della programmazione, poiché la prima commissione ha licenziato, anche all'esito di una serie importante di consultazioni molto partecipate, il programma regionale di sviluppo, l'atto di programmazione principale della regione toscana, che ha finalmente visto la luce e al quale si andranno ad uniformare tutte le scelte strategiche che la Giunta regionale e anche il Consiglio, per quanto di sua competenza, andranno a svolgere negli anni residuali di questa legislatura. Sicuramente l'obiettivo più importante è quello dell'approvazione del piano dell'economia circolare, ci ha impegnato davvero tante sedute, abbiamo audito decine di soggetti che secondo noi devono dire la propria rispetto a questo importante piano, ci siamo occupati poi dei parchi, delle riserve naturali, abbiamo iniziato dal percorso di revisione della legge 65 che è la legge legata all'urbanistica, dobbiamo adottare altri piani come il piano dell'area, insomma ci sono ancora tante cose, tante pagine da scrivere per questa Toscana in un settore, quello dell'ambiente, che vede su di sé concentrata l'attenzione di tantissimi giovani. Questo è l'obiettivo che io mi darei dal punto di vista politico, non deluderli rispetto alle azioni che mettiamo in campo, perché la Regione può far tanto su questo argomento. Noi dobbiamo essere impegnati, abbiamo visto ora l'ultima norma che sarà rivista a breve, quella sui caminetti, insomma dalla Commissione. È una delle commissioni nel quale se si fa un provvedimento poi il giorno dopo se ne parla. La Commissione Cultura è stata impegnata, oltre all'attività ordinaria che l'hanno vista riunirsi per le 39 sedute e affrontare tutti gli atti di ordinaria amministrazione che riguardano gli enti culturali facenti capo alla Regione e i sostegni e i contributi che dalla Regione partono verso il territorio sulle attività culturali, è stata impegnata particolarmente nella gestione degli stati generali della cultura in Toscana. Dopo l'apertura della pagina online e i questionari somministrati, il periodo di sondaggio, abbiamo cominciato a tirare le fila con una lunga serie di audizioni che hanno visto partecipare in presenza e a distanza numerosissimi operatori culturali di tutti i settori del mondo dello spettacolo, della musica, dei musei, delle istituzioni culturali, anche le fondazioni bancarie. Abbiamo cominciato a tracciare un profilo della Toscana della cultura, immaginando quale potesse essere il destino delle politiche culturali regionali. L'obiettivo fondamentale sarebbe quello di trasformare la cultura da un puro e semplice centro di costo a un vero motore di investimento strategico per un territorio come il nostro, che ha nella cultura uno dei suoi profili identitari più significativi e più noti del mondo, oltre che più attrattivi anche per l'indotto turistico che esso genera, oltre che per gli effetti diretti dal punto di vista della creatività che porta sui territori, avere un'offerta e soprattutto essere sede di produzione culturale a tutti i livelli. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno sempre più paura del futuro. Questo ci dice lo studio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana che presentiamo a Palazzo del Pegaso. È compito anche della politica aiutare i nostri giovani a costruire una prospettiva di speranza. La speranza di poter vivere in un mondo migliore in cui le loro istanze vengano ascoltate, le loro paure e le loro preoccupazioni accompagnate. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha aperto martedì 31 ottobre la presentazione della salute psicologica nel post-pandemia, uno studio condotto dall'Ordine degli Psicologi della Toscana tra i suoi iscritti, in collaborazione con il laboratorio di psicometria, per indagare lo stato di salute psicologica dei toscani nel corso dell'ultimo anno. Lo studio dice effettivamente che la paura prevalente dei giovani toscani riguarda il futuro. Dopo la paura del futuro, nella fascia di pazienti compresa tra i 20 e i 30 anni di età, dominano il timore dell'abbandono e della solitudine e quello per le malattie o la morte. La fascia d'età dove viene rilevata una maggiore paura della guerra invece è quella dei bambini,
Nel frattempo esplodono l'abuso digitale e i disturbi del sonno, mentre crescono rispetto a un anno fa i problemi relazionali. Noi abbiamo voluto per primi approvare una legge che istituisce la figura dello psicologo di base, una legge che dobbiamo finanziare ancora di più e meglio. Questa è una legge di civiltà, tanto che altre regioni italiane hanno seguito la nostra proposta, perché la salute mentale è importante quanto la salute fisica. Ce lo dice purtroppo questi risultati, ci dicono che la pandemia, la guerra, ma anche l'utilizzo dei social network purtroppo influiscono tanto sulla vita delle ragazze e dei ragazzi. Siccome il nostro obiettivo è costruire dei cittadini del futuro, che siano cittadini con una capacità di saper leggere il presente in maniera più critica, dobbiamo costruire tutte le condizioni perché davvero tutto questo sia possibile. Quindi grazie agli ordini degli psicologi, perché svolgono un lavoro fondamentale in questa direzione. Ridescrive un trend che noi già con la pandemia abbiamo individuato, già i dati allora erano ovviamente assolutamente allarmanti e continuano ad essere preoccupanti, tipo di ansie, di fobie, i bisogni di assistenza psicologica sono importanti e quindi da parte nostra come Consiglio regionale, quello che abbiamo già detto a partire dagli Stati Generali della Salute è che quando si stanno costruendo le case di comunità, quindi il servizio territoriale, dobbiamo considerare la competenza psicologica come una competenza essenziale, così come quella dell'assistente sociale e del medico di base. E abbiamo fatto appunto quella legge, la legge dello psicologo di base, perché la Toscana si caratterizzasse fin da subito con questo elemento. In tutta Italia si costruiscono case di comunità, noi le vogliamo già con quella competenza psicologica. E penso che sia questo l'indirizzo più forte che abbiamo dato alla Giunta rispetto a un atto, che è quello della costruzione dei servizi territoriali, che è in corso in tutta Italia e che quindi comunque anche la Toscana deve adempiere. La ricerca dell'ordine, l'indagine negli studi professionali dei nostri psicologi e psicologhe privati dicono che c'è una grande paura del futuro da parte dei giovani adulti, ovvero quella fascia di popolazione che va dai 20 ai 30 anni. Paura del futuro, circa il 50%, ma anche paura dell'abbandono e dell'isolamento e paura anche del presente. Questi giovani, questi nostri giovani hanno molta paura a affrontare questo mondo, del resto è un mondo fatto purtroppo dopo gli strascichi del Covid, anche di guerra, anche di cambiamenti climatici, anche di difficoltà a trovare alloggi quando si esce fuori di casa, insomma è una precarietà che sta diventando cronica e la paura è molto frequente e costante, rilevata dai nostri studi. La paura della guerra invece è stata rintracciata di più nei bambini. L'indagine dice che il 73% dei nostri psicologi vedono un aumento della richiesta di prestazione psicologica, soprattutto appunto dai giovani adulti, dagli adolescenti e dai bambini. Rispetto alla sintomatologia possiamo dire che nella fascia di età dei giovani quella che viene prevalentemente rilevata dagli psicologi coinvolti è la sintomatologia ansiosa, seguita da problematiche relazionali e poi al terzo posto ci segnalano anche l'isolamento sociale, che è caratteristico proprio di questa fascia di età. Abbiamo visto che a livello regionale queste problematiche e questi dati sono omogenei appunto per i diversi territori. Quindi visto che ci sono coinvolti sia contesti scolastici che contesti familiari, riteniamo che sia importante proprio investire e sensibilizzare sia gli insegnanti e quindi incontrarli per poter raccontare anche loro quella che sono gli aspetti che coinvolgono la salute psicologica dei ragazzi, ma anche i pediatri e i medici di medicina generale, in maniera tale da coinvolgere più professionisti che possano appunto portare avanti e intervenire qualora si vengano a rilevare delle situazioni di disagio.